Il centro d'ascolto diocesano della Caritas ha reso noti i dati relativi al 2011, dati che fotografano una situazione prevedibile quanto grave, che presenta un incremento del 22% rispetto ai nuovi poveri. Abbiamo avuto un aumento della gravità delle situazioni in cui versano le persone che vengono a suonare alla nostra porta. L'anno scorso si sono rivolte a noi 936 nuclei diversi, nuclei familiari, e però se pensiamo che alle spalle hanno moglie o figli, abbiamo raggiunto 2.544 componenti delle famiglie. Sono persone in stato di difficoltà che vengono da noi a chiedere un aiuto alimentare, un aiuto soprattutto per la ricerca lavorativa e a volte anche aiuti per utenze, medicine, biglietti ferroviari e affitti. Non riusciamo a rispondere a tutto quanto ci viene richiesto, assolutamente, però cerchiamo di non lasciare queste persone da sole nel loro stato di bisogno, perché abbiamo visto che una delle problematiche che si affianca alle famiglie che hanno difficoltà economica è la grossa solitudine. Molti si ritirano nei loro problemi e a volte questo porta anche a grosse depressioni. Dai dati che avete presentato, ci sono dei numeri che in qualche modo risultano più significativi? Assolutamente sì. Rispetto ad anni passati, anche pensando a quando abbiamo aperto, di ormai 10 anni fa, c'è stato proprio un cambiamento rispetto alla fascia di età delle persone che si rivolgono a noi. E forse il dato che salta di più all'occhio è vedere come i capi famiglia delle persone che si sono rivolte a noi, nella maggior parte dei casi, sono tutti capi famiglia fra i 35 e i 44 anni, questo sia per gli italiani che per gli stranieri, quindi famiglie in cui potrebbe esserci una forza lavoro attiva ma che non riesce a trovare sbocco nel mondo del lavoro. E questo è grave appunto sia per gli italiani che per gli stranieri, quindi famiglie giovani con all'interno spesso dei figli, e là dove ci sono più figli la famiglia diventa ancora più fragile perché ha meno aiuti. Questi casi, nel caso di queste famiglie in cui appunto i capi famiglia sono abbastanza giovani, che tipo di aiuto viene chiesto? Alimenti e ricerca lavorativa soprattutto. Noi ci mettiamo facciamo uno sportello più di orientamento, perché qui all'interno della Caritas non troviamo i lavori, ma cerchiamo di orientare le persone a quelli che sono i centri preposti per la ricerca lavorativa, e poi spesso diamo anche, lavorando sempre in rete con i servizi pubblici, con i servizi sociali o con le parrocchie, spesso affianchiamo anche un sostegno a livello alimentare. Diamo dei pacchi viveri uno, due o tre volte al mese a seconda del numero di componenti familiari del nucleo. Prima mi hai accennato anche agli stranieri. La situazione nel caso degli stranieri è addirittura un pochino più grave. Ci sono dei dati che accentuano ancora di più una situazione di difficoltà. Sì, la fascia di età in questo caso si abbassa ulteriormente perché oltre la prima fascia rappresentata è sempre quella dai 35 ai 44 anni, ma vediamo come la seconda fascia di età rappresentata è quella di famiglie con capo famiglia dai 25 ai 34 anni. È da notare come ormai l'immigrazione a Ravenna non è più solo rappresentata dallo straniero che viene, cerca il lavoro e manda i soldi a casa, ma ormai abbiamo tantissime famiglie inserite nel nostro contesto con i bimbi che vanno a scuola, e queste sono giovani, giovani famiglie. I 936 nuclei che aiutate, da chi sono formati? Allora, principalmente abbiamo circa un terzo dato dagli italiani e due terzi dagli stranieri, quindi sui 936 abbiamo 356 italiani. Fra gli stranieri può essere interessante notare come la maggior parte provengano dall'Europa dell'Est. Noi abbiamo conteggiato che sono passate da noi l'anno scorso 56 nazionalità diverse, e fra queste in primis abbiamo la Nigeria, la Romania, l'Albania, il Marocco e la Tunisia.
però se uniamo tutti i paesi dell'est rispecchiano quasi un terzo di fra tutte le 56 nazionalità che si sono presentate a noi. Una cosa che può essere interessante vedere è che fra questi 396 diversi nuclei familiari, purtroppo 342 sono nuovi nuclei che si sono presentati a noi. E rispetto all'anno precedente, quando le nuove famiglie che avevamo raggiunto erano 280, vuol dire che abbiamo avuto un aumento del 22% dei nuovi nuclei che si sono presentati a noi. Guardando un po' il totale delle famiglie, possiamo dire che a prima vista potrebbe sembrare quasi uguale la situazione. In realtà non è così perché dai colloqui emerge come tantissime famiglie non si sono più rivolte a noi, non perché sono riuscite a essere autonome, quanto perché hanno deciso di lasciare il suolo ravennate, quindi o rimpatriare oppure anche tornare nel paese italiano d'origine, principalmente era un'immigrazione che proveniva dal sud. Quindi sostanzialmente la situazione non è la stessa rispetto agli anni scorsi, ma ci sono appunto questi nuovi arrivi che hanno coperto le partenze. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.